Bentornati qui con la nostra rubrica Medicina Regione Lazio. Oggi intervisterò un professionista e ci racconterà veramente una tecnica molto molto all'avanguardia. Vi vado subito a presentare il dottor Andrea Picchetto. Salve dottore. Buongiorno Alessandra. Salve dottore. Allora, il dottore è un medico chirurgo, ma ecco, vorrei sottolineare di specializzato in apparato digerente, ma una chirurgia mini-invasiva. Allora, dottore, andiamo un pochino a spiegare perché si è avvicinato a questa chirurgia mini-invasiva. Sì, allora, la chirurgia dell'apparato digerente ha notevole branche. Certo. Quelle non oncologiche e quelle oncologiche. Storicamente, per trattare le patologie, soprattutto oncologiche, vi era bisogno di aprire l'addome del paziente e quindi fare la cosiddetta chirurgia a cielo aperto. Vi era il detto grande taglio, grande chirurgo, ad oggi non è più accettabile. Sono rimaste poche le indicazioni per la chirurgia open, se non vi sono indicazioni proprio per il rischio del paziente. Allora, partendo da il concetto di mini-invasività, ma non una mini-invasività solo chirurgica, una mini-invasività in quello che è l'equilibrio del paziente, sono state sviluppate negli anni, nonostante forti, diciamo, detrattori, ok, soprattutto che avevano un'età un po' meno giovane, ma negli anni passati, sono state sviluppate notevoli tecniche, sempre meno invasive, nel rispetto dell'equilibrio, soprattutto immunitario del paziente. Perché si è visto che maggiore il taglio, fondamentalmente questo è in soldoni, maggiore il taglio, maggiore il distress immunitario. E siccome l'apparato immunitario in chirurgia oncologica svolge un notevole ruolo di tutela, di guardiania nei confronti dello sviluppo anche delle metastasi, ci sono notevoli dati molto importanti su grandi numeri che la chirurgia mini-invasiva riesce, soprattutto nei tumori colorettali, a ridurre quello che è il tasso di recidiva locale o di metastasi a distanza nel tempo, quindi dando un vantaggio non solo fisico per il paziente che il giorno dopo che fa un intervento in chirurgia mini-invasiva può alzarsi, camminare, respirare meglio, quindi prevenire quelle che sono le complicanze respiratorie, ma soprattutto dà un vantaggio di tipo oncologico a distanza nel tempo. Questo è molto molto valido, molto impattante nei confronti dei pazienti. Quindi il paziente sa, è pure più veloce appunto tutta la sua ripresa. La ripresa è assolutamente molto più veloce, non c'è dolore di parete. Quindi il paziente può alzarsi, respirare molto bene, camminare. Le ospedalizzazioni sono più veloci perché un paziente che si alza può mangiare prima, può andare a casa prima, perché la sua ripresa delle normali funzioni, delle sue normali autonomie è precoce. Tant'è che anche a livello sociale ha dei costi sociali di ripresa dal lavoro, per esempio, minori. La chirurgia mini-invasiva, per quanto a livello ospedaliero costi di più, questo è vero, ma a livello sociale costa di meno, perché noi permettiamo al paziente di riprendere, anche non lavorasse, ma la sua normale attività quotidiana il prima possibile, di gravare anche su se stesso, nella propria qualità di vita, di meno verso i parenti, verso la società, che comunque sia, a sapere di essere il prima possibile autonomi ti dà secondo me un sorriso rispetto ad altre situazioni dove sai che dovrai essere un cosiddetto peso, che peso non è, però ognuno di noi dentro di sé non vuole sentirsi un peso verso la società o verso i parenti. Ma io penso anche a livello un pochino estetico, insomma, se non abbiamo più quelle grandi tagli a livello estetico è ovvio perché fare 3-4 accessi, 3-5-10 mm e un centimetro non si vedono. Viceversa, fare un grande taglio che apra tutto l'addome, quello anche per, soprattutto per la componente femminile che vuole vedersi, vuole volersi bene, ha valore, assolutamente. Quindi tanti benefici per questa cosa. Notevolissimi, notevolissimi, senza meno. Allora, dottore, oggi è venuto qui ai nostri microfoni anche per parlare di una nuova tecnica, una chirurgia guidata da fluorescenza. Io vorrei subito capire un pochino meglio, avere più informazioni, insomma, da lei. Prego. Sì, la chirurgia guidata da fluorescenza è la vera novità della chirurgia mini-invasiva. Ci sta, negli ultimissimi anni, stravolgendo in Italia, ma soprattutto in Europa, il nostro approccio alla chirurgia. Perché? Perché noi vi riusciamo a vedere nel campo del vicino infrarosso, che non è visibile ad occhio nudo perché riusciamo soltanto a vedere i cosiddetti colori, la luce visibile, ma riusciamo a vedere in questa lunghezza d'onda tramite delle telecamere fatte apposta, dei visori fatti apposta, delle cose che altrimenti ad occhio nudo non vedremmo.
Faccio un esempio. Noi possiamo monitorare la corretta perfusione di un organo. Questo qua si fa tramite l'iniezione di un colorante vitale che si chiama verde di indocianina, che è approvato, e permette di vedere proprio la perfusione che compare come fluorescenza su tutto il percorso del colon, e a un certo punto si arresta. Quindi noi sappiamo in questo tubo, che è il colon, che fino a dove è fluorescente è perfuso. Oltre no, ma non siamo in grado di capirlo ad occhio nudo. Questa è la verità, cioè noi riusciamo a vedere lo stacco netto con la fluorescenza, ma non senza fluorescenza. Questo permette di fare una medicina, una chirurgia di precisione. Precisa, molto. Assolutamente, perché non è più demandato alla soggettività del chirurgo. Che forse no, che è forse bravissimo, è. I più esperti sono bravissimi, ma i tassi di complicanze, certo, rimangono sempre mediamente alti. Viene oggettivato, non riusciamo ad avvalorare numericamente quant'è la perfusione in un segmento del colon e quant'è a valle. E questo qua non è più poi teso alla soggettività del clinico, ma è numerico. E non c'è niente da fare quando una cosa oggettiva tende ad essere più precisa. Precisa, cioè, assolutamente. I numeri parlano chiaro. No, non, noi stiamo cercando di portare avanti, certo, l'oggettivazione della medicina, certo, rendere la medicina sempre meno errata. Per quanto appunto mettiamo in luce la professionalità di tutti, di tutti i medici, di tutti i chirurghi, di tutti gli. No, io sto parlando dei i top player. Bravo. I più bravi chirurghi al mondo hanno delle complicanze. Allora la scienza, la tecnologia deve dare degli strumenti in più. Ne abbiamo, perché non utilizzarli? Assolutamente, assolutamente. Questo vale per esempio, come abbiamo detto, per la perfusione. Si usa anche per vedere la struttura delle vie biliari nella colecistectomia. La colecistectomia laparoscopica, mi auguro, è uno degli interventi maggiormente seguiti in tutto il mondo, soprattutto in tutto il mondo occidentale. Però ha delle complicanze di lesione di iatrogena, che può succedere, delle vie biliari. Se non riusciamo ad avere un colorante vitale che tramite la fluorescenza ci indica chiaramente quella è la via biliare, magari la identifichiamo prima di arrivare troppo vicini ed evitiamo di danneggiarla. So che sembra un discorso banale, però in realtà non ne abbiamo bisogno. Soprattutto quando un paziente ha una colecistite, ha un'infiammazione, o un paziente che magari è un po' in sovrappeso. La via biliare normalmente è più faticosa da identificare. Se non la rendiamo fluorescente, forse diventa colorata. Letteralmente si vede in maniera più netta, più chiara. E questa è semplicemente per dare una mano a noi chirurghi a dare un miglior servizio ai pazienti. Perché il paziente viene a noi per chiedere un aiuto, e noi dobbiamo cercare di accumulare il più possibile know-how, conoscenza e tecnologia, e usarla la tecnologia perché esiste, per migliorare la loro salute, per ridurre le complicanze. Stiamo sviluppando notevoli protocolli di ricerca sulla ricerca dei linfonodi sentinella. Abbiamo avuto diversi progetti di ricerca d'ateneo sulla ricerca dei linfonodi sentinella nei tumori colorettali. Pure questo è fantastico, perché finora la maggior parte del linfonodo di sentinella, soprattutto per la mammella, veniva fatta tramite il tecnezio, che è un isotopo radioattivo, quindi con l'esposizione del paziente e degli operatori sanitari a radiazioni ionizzanti. Con questa metodica non c'è più l'esposizione a radiazioni ionizzanti, ma semplicemente a una luce, a una telecamera, che non dà rischi verso il paziente. Oltre, ribadisco, purtroppo dobbiamo parlare di economia sanitaria, a dei costi notevolmente più bassi, perché il tecnezio costa tantissimo, perché è un isotopo radioattivo che va sintetizzato e portato. La sua gestione è enorme, perché servono i contenitori piombati per non lasciare in giro emissioni, serve il tecnico di fisica sanitaria, il medico di medicina nucleare. Insomma, no, e viceversa invece, certo. Quindi tutto un pool di persone che devono contribuire. E ribadisco, c'è un'esposizione a radiazioni ionizzanti verso la paziente o il paziente e verso gli operatori sanitari, quindi un maggior rischio. Senta, dottore, ma ecco, questa nuova chirurgia seguita da voi specialisti, ma da vari specialisti, oppure ancora un po' di allora, scelta? Allora, in Italia sta ancora un pochettino faticando ad attecchire, ma posso dire che in Europa sta partendo, e io ho notevoli colleghi esponenti luminari, la maggior parte sono italiani, non lavorano in Italia. Questo è un po' un peccato che,
che ci trova, sa, un po' in impasse. Ma ci conosciamo tutti fondamentalmente. Sta entrando, dobbiamo riaggiornare le nostre colonne laparoscopiche, renderle capaci di vedere la fluorescenza, quindi va cambiata la telecamera fondamentalmente. Sì. Quindi un po' di tecnologia ci serve. Sì, non è molto costosa, non pensi? Cioè, il rapporto tra quello che è l'investimento e poi quelli che sono i risultati non va neanche detto, è fin troppo evidente. Ma dobbiamo puntare sul fatto che esiste la tecnologia, esiste il know-how e noi possiamo, ribadisco, migliorare quelli che sono i nostri esiti positivi e anche quelli negativi nei confronti del paziente. Sta tutto lì, esiste, cioè c'è da qualche anno, la dobbiamo solo usare. Dobbiamo, sì, invogliare, però se ne sta sempre più parlando. Gli ultimi congressi nazionali della chirurgia stanno spingendo notevolmente sulla diffusione della fluorescenza, della chirurgia guidata dalla fluorescenza, perché si vede che è evidente. Sì, è un notevole aiuto, è un valido aiuto per il chirurgo, per e il clinico. Perché non utilizzarlo, insomma? Assolutamente. Perché non sfruttare, ecco, queste le vostre conoscenze insieme a tanta tecnologia che può aiutare voi e ovviamente sì. Anche noi pazienti. Assolutamente. Tra l'altro è un tipo di chirurgia guidata da fluorescenza che non è per forza obbligatoria della laparoscopia. Si può usare anche in open quando serve. Faccio l'esempio della mammella. La mammella non è che si fa in laparoscopia, certo. Si fa in open. Però viene usata e funziona molto molto bene. Tutto molto più preciso allora. Assolutamente. E questo insomma è la cosa più importante. D'altronde noi siamo esseri umani e ci abbiamo i nostri veri limiti. Sì. Le macchine hanno delle sensibilità, soprattutto a livello di definizione di immagine superiore a quelle dell'occhio umano. La cosa bella, per esempio, non togliendo la fluorescenza, ma dalla chirurgia laparoscopica, è che io quando lavoro in chirurgia laparoscopica ho dei monitor notevoli. Siamo arrivati a 60 pollici in Ultra HD 4K, il cosiddetto 4K. E riesco a vedere i capillari che ad occhio nudo non li vedo. Quindi sono molto più certo quando faccio interventi in chirurgia laparoscopica che il piano sia corretto e quindi non sanguini. E quindi è un bel messaggio questo che possiamo dare, insomma, comunque sì, sì. Abbiamo dei limiti e dobbiamo sfruttare appunto le conoscenze, la tecnologia. Siamo insomma in un'epoca più moderna e più tecnologica. Lei al lavoro viene a cavallo? Posso provarci. Però credo che o a piedi ci metterebbe più, quindi viene con dei mezzi. Bravo. Con una tecnologia che ci accomoda, tutto qui. E allora, dottore, io vorrei ricordare alcuni suoi contatti. Sì, allora, il sito web www.picchetto.it. Poi abbiamo anche una pagina Facebook, dottor Andrea Picchetto, chirurgo mini-invasivo apparato digerente. Lì che cosa troviamo? Ma lì fondamentalmente degli aggiornamenti. Cerco di mettere degli aggiornamenti su quelle che sono le linee guida, certo. Nella chirurgia minimo-invasiva o quella oncologica, nella patologia dei tumori colorettali, per esempio. E poi un po' di social che al giorno d'oggi non guasta. No. Fa sempre bene un po' di social. Sì, sì. E dove possiamo venirla a trovare? Beh, io sono della Sapienza, quindi Policlinico Umberto I. Al assolutamente, se no, insomma, sui social, sui canali normalmente. Comunque possiamo contattarla, insomma, per consulenze, insomma, per informazioni. Sì, per un confronto. E allora io ringrazio tantissimo il dottor Andrea Picchetto per essere stato qui con noi, per aver portato la sua storia, la sua professionalità qui nella nostra rubrica medica. E magari tornerà a trovarci con qualche altra tematica importante, informazione. Perché no? L'aspettiamo, no, dottore. Grazie mille ancora. Buongiorno. Dottor Andrea Picchetto. Buongiorno. Salve a tutti.